Hola Luchadores e appassionati piegatori di pagaie. Ok, ho sbagliato clamorosamente il saluto e è partita una spadata. Vabbè, amen. Proseguiamo nella vana ricerca di qualunque cosa e di qualsivoglia passaggio. Oh, salva! Tanta fatica per salire, ma io poi dove devo andare? No, dovevo tecnicamente tornare indietro. Là c'è un oggettino, vediamo se è una cosa utile o meno. Serpentone gigante, frammenti gemelli, pinoli a secchi, veleno, via, 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 ok. Io continuo a non vedere la strada per raggiungere l'oggetto in alto e giustamente, essendo stato pure 2 giorni senza giocare, non ho più l'orientamento del dove dovrei andare in cerca di cosa. Non so se sto tornando indietro, se sto andando avanti, non ci capisco più niente, boh. Mi butto da qualche parte finiremo. Tanto tutti i posti danno quella fantastica sensazione di déjà vu, di ci sei già stato. Infatti qua ci sono gli alienozzi, testozzi, crapozzi, scassati come maritozzi. Vabbè, quindi anche di qui non dovevamo andare. Sono portato ad esistere dalla cosa, perché oramai abbiamo dedicato troppi videi alla ricerca di un oggettino che in realtà vero non ci interessa. Allora recuperiamo un secondo l'orientamento, quindi noi si scende da questa parte arrivando dalla shortcut, quindi per andare dalle carissime, esatto, maialone porcellone qui, dalle carissime ombre cinesi dobbiamo passare di qui. Ecco, perfetto, volevo scularti e scusami se non ti ho sculato, ma d'altronde ti sei ribellato al moto perpetuo del Silver. Tra l'altro, aspettate un secondattimo, 4 fiale di sangue, grazie maialone, ti voglio tanto tanto bene, sei la mia porchetta preferita. Provo a passarci da sopra, vuoi mai che trovo quel benedetto tronco per traversare il vallone? No, decisamente no. Siamo ancora qui a vagar fra strade vane. Siamo prossimi a trovarci una nuova imboscata. Mo sento. Maialone, salve. Stia buono buono, non reagisca. Si faccia stuprare il dietro. Con impavida freschezza, fra l'altro. Benissimo. Ok, salve. Oh, attenzione! Attenzione! Così a cacchio buffo il tronco. No, aspetta. Il tronco, ok, l'abbiamo trovato e ci porta di qua. E ci fa raccattare la tonaca del guardiano della tomba, eccetera, eccetera, eccetera. Il set che volevamo tanto trovare, fantastico. Come basti desistere dalla ricerca di una cosa e un attimo dopo si trovi la strada giusta. Sì, sono grandi soddisfazioni, l'oggetto più in alto credo che lo lascerò dov'è e ora cercherò invano, credo, di riorientarmi di nuovo per andare a recuperare la strada che ci porta, eccetera, eccetera, dalle ombre. Ok, il laghetto è questo, quindi di là. Yuhuu, evviva! No, qui è da dove si scende, di qua. Perfetto. Con tanta calma e un po' di per piacere si può fare di tutto. Allora, come avevamo visto, diciamo nel partiton precedente, qui, esatto, ci sono tutti questi simpatici tizi che tentano di scassarci a manate. Ok, via. Ok, ce ne sono ancora un paio in giro. Grazie, avrei preferito non lo facessi, sai? Anche perché voi fate delle ferite simpaticissime che pongono poca possibilità di recupero. Però, vabbè, conoscenza del folle, niente di troppo importante per noi in questo momento, ma niente che comunque ci faccia schifo. Questa pozza la possiamo evitare passando comodamente da qui. E là sopra c'è un altro maialone porcellone che potremmo anche agevolmente scassinare
se riusciamo a uscire da questo vicolo. Ok, vai maialone porcellone, vai, vai, vai così. Grandissimo, sei il migliore, il numero uno. Sei il mio maialone porcellone preferito di questo punto, in mezzo ai due falò. Mi piace perché lascia andare quel fantastico odore di porchetta, perché quando vedi un falò acceso, se neanche fossi un maiale di Dark Soul proprio, e vabbè, non ti sei fatto stuprare il sedere come il tuo prod collega, ma fa niente, provvederemo a scassarti così con calma. Oh, bello abbrustolito, grazie. E altre due fialazze di sangue. Perfetto. Lei, scusi, si prenderebbe una spadata nei denti così? Sì? Bene, bene, grazie, grazie. Allora, di qua avevamo due strade, una che portava alle ombre e l'altra che portava a un piccolo cimiterino in cui trovare un fantastico oggettino. Salendo di qui, non mi ricordo quale fosse l'oggetto, non so se valga la pena di andarci o meno, ok? Ma per scoprirlo di nuovo basterà andarci. Semplice, no? Eccoci qua. Vai, fantastico anche tu, bravissimo. Bravo, fatti scassare amabilmente dallo zio Silver. Ok, se presi con la dovuta calma e distanza non siete niente di insuperabile. Ok, vai. Perfetto. Oltretutto, porca Eva, basta, muorici, grazie. Ho sbagliato, ho ciucciato la pastiglia di sangue di Belva, non lo dovevo fare, lo so. Ah ok, era solo una conoscenza del folle. Di nuovo. E qui c'è una stradina che sale che non avevo notato l'altra volta. Oh, fico fico, dove ci porti? Dove ci conduci mai? Dove ci conduci mai? Dove ci conduci mai? Oh, bene. Laddove non ci interessa di andare. Ma se io facessi una cosa tipo... Tanto vabbè, oramai abbiamo fatto danni degenerativi. No! Porca Eva! Trappolone, 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 trappolone per il silverone. Via, 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 via. Fuggi, 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 fuggi. No, fuggi, fuggi, fuggi. Benissimo. Ho tentato. Perfetto. Il salto inutile. E minchia, ma dove vado a recuperare 130.000 echi del sangue così? Perché devo sempre morire in modo stupido? Bene. Beh, la domanda trova una risposta semplice. Basterà di nuovo cadere nella stessa trappola e risolviamo. Anche perché, obiettivamente, adesso che più o meno sappiamo dove siamo, basta lasciarsela un attimo. Non è troppo difficile questa zona. Lo sappiamo che una volta sbloccata la scorciatoia della lanterna che scende fino qui, si tratta poi di pochi secondattimi. Esatto, basterà correre come dei beoti, centrare magari le porte, tirare delle leve a vanvera. Ok, bravissimo. Fischiettare allegramente nella propria mente per non tediare la gente che ti ascolta. Schiacciare di nuovo il pulsantino del terrazzino. Pulsantino del terrazzino che ti porta giù. Parpazzellarsela amabilmente verso sinistra anziché verso destra. No, prima devi scendere. E Ciccio Silver, non è che... Ok, salve. Voilà. Sbloccare le shortcut è sempre tanta roba in questi giochini. È sempre tanta roba. Giochini, a voglia, giochino. Tirare un'altra leva, riparpasellarsela allegramente fischiettando nella propria mente e magari qua avere anche l'accortezza, cortesemente, di far tornare su anche l'ascensore, che potrebbe non essere una cosa poi tanto brutta. Esatto. Voilà. Ciao Ciccio. Perfetto. Qui stiamo attenti a Geronimo, che tenterà di scassarci la nasca mordicchiandoci allegramente. Qui torniamo a circunnavigare il nostro maialone porcellone facendogli la mitica finta. Facciamo di qui e andiamo di là. Bellissimo come la telecamera si impalli sulle gote rose del nostro amico quadrupede e suinide. Ok,
come vedete è presto fatto. Non so se dare poi così importanza a quei 130.000 echi, perché dopo tutto possiamo anche bellamente farne a meno, come sapete, eh? Però tanto abbiamo 4 minuti di video e 4 minuti di video le ombre non le facciamo. Quindi in coda a questo video andrò a recuperare gli echi, sperando di farcela e magari ritentando anche di fare lo stesso salto di prima, con l'intento magari di riuscirci stavolta, che non sarebbe una cosa schifosa. E qualora non dovessi riuscirci, cercheremo di scassare le chiappine al serpentivoro. Vola, vola! No, peggio di prima. Ok, i nostri bellissimi echi ce li ha lui. Una cosa che avremmo tutti preferito non vedere mai nella vita, però d'altronde. Preso in circonnavigazione, non sei poi neanche tanto malaccio, ragazzuolo, sai? Voilà! Va che bello! Va che bello! Sono sempre bei momenti. E qui potremo anche capire dove siamo? O è una cosa totalmente optional? Siamo dietro la zona delle ombre. Qui salendo. Ok! Praticamente tutti sti giri del manga per arrivare esattamente dove eravamo prima. Perfetto, capito, capito. No. Ah, ok. Per un attimo ho temuto di essere cascato in mezzo a queste tonsille di pietra. Per niente. Allora, vediamo se riusciamo. Oh, salve. Grazie. Arrivederci. Vediamo se riusciamo a ritrovare la strada maestra passando da qua, perché non ne sono proprio convinto, convinto al 100%, però l'importante è scendere. E vediamo se riusciamo appunto a ritrovare. C'è roba qui. Oh yes, very good, very good, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, signor Maialone Porcellone, di nuovo buongiorno a lei. Ok, quindi ci potremo anche trastullare davanti alla nebbia delle. Nebbia, non c'è la nebbia, la nebbia ci arriva dopo. Oh, grazie, si è messo in un punto veramente fantastico. Guardi, la smetta. Minchia, non mi ricordavo che facessi queste cose brutte, brutte, brutte. Sei un maiale screanzato. Meriti di morire su uno spiedo. Ok, fantastico. Vabbè, già che siamo qui, ciapa pure te. Ok, se ce la facciamo a battere le nostre simpatiche ombrette cinesi, possiamo anche contare sul fatto di avere altri 155.000 echi del sangue, che sono una roba buonina. Direi buonina, peccato lamentarsene. Quindi facciamo una bella cosuccia. Arriviamo qui, cerchiamo di non varcare le rocce cascando nel tranello dell'altra volta, convinti che l'arena cominciasse là, mentre invece comincia qua, grandissimo troll della From, e facciamo un video leggermente più corto per dare subito spazio al video successivo in cui faremo la boss fight. Non una delle mie preferite, ma vabbè, tant'è che ci tocca farla, no? È una zona obbligatoria. Ragazzuoli, noi ci vediamo nel prossimo video e stavolta ho azzeccato anche il saluto. Va che fico, eh? Ciao a tutti!